Rivolgo un saluto al Presidente Abodi che non può essere con noi ma è con noi idealmente come sempre. Ringrazio l'amministrazione comunale di Riccione che ci accoglie, quest'anno è tornata ad accoglierci in un'edizione normale aperta ai genitori senza più sbarramenti all'ingresso e ai ragazzi che oggi riceveranno un premio, spero che sia una sorta di punto di partenza per grandi successi sportivi, scolastici, universitari e per tutta la loro vita futura. Grazie a tutti e ancora complimenti. Grazie Presidente Paolo Azzi, ha citato il credito sportivo, l'Istituto per il credito sportivo che non può essere qui presente ma che ci invia un suo saluto che vi leggo brevemente, quello del Presidente Andrea Bodi. Lo storico Gran Premio Giovanissimi, intitolato alla memoria di Renzo Nostini, straordinaria figura dello sport italiano, rappresenta la scenografia ideale per la premiazione dei vincitori dell'edizione 2021 del progetto di incentivazione allo studio. L'attribuzione delle borse di studio alle atlete e agli atleti più meritevoli nel rapporto scherma-scuola si inserisce nella più ampia e strutturata collaborazione tra ICS e Federazione Italiana Scherma, finalizzata al miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali dello sport. Con questa iniziativa il credito sportivo rilancia il suo impegno per sostenere educazione e formazione, elementi fondamentali per la crescita dei nostri giovani e dell'intero paese. Che la Banca Sociale per lo Sviluppo Sostenibile dell'Italia attraverso lo sport e la cultura ha posto al centro della propria missione. Grande merito alla Federscherma che, su impulso dell'allora Presidente Giorgio Scarso e grazie alla positiva continuità garantita dall'attuale Presidente Paolo Azzi, mantiene alto l'impegno e l'attenzione per la costruzione della società del futuro attraverso progettualità di alto valore sociale e morale come questa. Incentivazione allo studio contribuisce a formare schermitrici e schermitori, donne e uomini che rappresentano il futuro dell'Italia in pedana e nella vita, costituendo un ulteriore contributo alla promozione della pratica sportiva e al consolidamento del suo fondamentale ruolo sociale. Andrea Abodi, Presidente del Credito Sportivo. Ha citato anche il Presidente Azzi il Comune di Riccione, che è qui rappresentato dal suo assessore allo sport Stefano Caldari, che invito sul palco per un indirizzo di saluto. Buonasera Assessore. Buonasera a voi e buonasera a tutti. Io vi ringrazio. Vi ringrazio perché in realtà quando parlava il Presidente poi mi viene in mente, noi siamo a fine mandato, questo per sarà l'ultimo saluto a Nostini, quindi mi auguro di no perché sono anche il futuro candidato sindaco, quindi sperando di restare, però dicevo, mi viene in mente gli anni che abbiamo fatto insieme e di quanto la scherma sia diventata a Riccione uno sport così importante. Tanto che spesso ci siamo chiesti come mai a Riccione non avessimo una scuola di scherma e questa mattina con il segretario, con Marco Cannella, che ormai per me è un amico, come lo è anche il presidente, abbiamo comunque messo sul tavolo la possibilità di aprire finalmente una sezione di scherma a Riccione. E lo dico con grande entusiasmo perché davvero per noi siete comunque, come dire, uno sport che vive la città da molti anni e mi auguro che possiate comunque è ancora molto a lungo e il nostro sogno sarebbe quello di poter avere magari anche una sede federale, quindi io vi ringrazio a tutti e viva lo sport e viva la scherma, grazie. Grazie a Stefano Caldari, assessore allo sport del Comune di Riccione, che 7 mesi fa ospitò sempre in occasione del GPG la festa delle medaglie olimpiche e paralimpiche di Tokyo 2020 e oggi concede questa sala, il Play Hall, per un'altra manifestazione di grande importanza, per la quale abbiamo anche il saluto del Comitato Olimpico Italiano, non c'è rappresentante del CONI, ma ci hanno tenuto anche loro a portare il saluto a tutti voi premiati di questa sera. Un saluto c'è anche da parte di Sport e Salute con il suo presidente Vito Cozzoli in un videomessaggio che il nostro Corrado Terranova in regia può proiettare. Grazie.
Buongiorno a tutti, innanzitutto permettetemi di ringraziare la Federazione Italiana Scherma e il suo presidente Paolazzi per questo gradito invito. Grazie anche all'Istituto del Credito Sportivo e al suo presidente Andrea Bodi per aver appoggiato e portato avanti con successo insieme alla federazione una progettualità di straordinaria rilevanza. L'iniziativa Incentivazione allo Studio, infatti, pone l'accento sull'importanza della formazione e sulla necessità di coniugare alle attività sportive degli atleti quelle di apprendimento e di accrescimento delle loro competenze a 360 gradi. Non bisogna dimenticare infatti che lo sport è in grado di regalare gioie e soddisfazioni, ma è solo attraverso la formazione che si completa il percorso umano di un atleta che domani dovrà essere in grado di affrontare con strumenti adeguati la vita come ha affrontato la pedana. E allora Sport e Salute crede fermamente nell'importanza di questo binomio, non soltanto l'attività della scuola dello sport, ma diffondendo ed incentivando progetti concreti come il vostro che contribuiscano al miglioramento delle proprie capacità in ambito formativo. E per questo non posso che ringraziare ancora una volta i promotori di questa iniziativa e congratularmi a nome di tutta Sport e Salute con i 143 atleti e le loro famiglie che oggi saranno premiati per aver dimostrato a tutti gli sportivi che coniugare con successo sport di alto livello e il rendimento scolastico è possibile. Era Sport e Salute che di fatto apre questa cerimonia di premiazione. Chiedo ai ragazzi di prepararsi perché è arrivato il vostro momento, il momento in cui riceverete il riconoscimento per il vostro rendimento scolastico, universitario e sportivo, questa grande passione che coltivate per la scherma. Quindi siamo pronti, l'elenco è qui tra le mani, ma l'ultimo istante davvero, 60 secondi ancora di pazienza, perché c'è una persona che sarebbe stata qui con voi molto volentieri, che abbiamo scelto non per caso come testimonial di questa manifestazione, perché è un vostro collega atleta, schermitore, che ha fatto tanto in pedana ed è riuscito a fare tanto anche nel suo percorso accademico, universitario, negli studi, diventando di recente medico. Il saluto ai ragazzi della progetto incentivazione allo studio del dottor Daniele Garozzo. Ciao ragazzi, sono Daniele Garozzo, campione olimpico e neolaureato in medicina. Con questo video ci tengo a congratularmi con tutti voi per essere riusciti a coniugare due attività difficili quali sport e studio. Conosco bene i sacrifici che bisogna fare e per questo mi congratulo ancora di più con voi e siate orgogliosi di questo vostro traguardo, come se fosse davvero una medaglia d'oro. Mi voglio rivolgere ai più giovani che vogliono raggiungere grandi obiettivi nello sport e magari possono essere a volte tentati di lasciare lo studio. Non ci sarebbe errore più grande. Per me, ad esempio, la palestra migliore sono state proprio le ore passate sui libri, dove ho imparato la dedizione, l'apertura mentale, il sacrificio, la pazienza. E quando dico non sarei campione olimpico se non avessi studiato e non sarei medico se non avessi fatto scherma, ne sono davvero convinto. Quindi in bocca al lupo a tutti voi e buona fortuna. Ciao! Faremo arrivare in Corea, dove adesso per le gare del Grand Prix FIE, dove l'Italia ha vinto la gara di fioretto maschile oggi con Tommaso Marini, terzo posto per Alessio Facuni, terzo posto per Alice Volpi, applauso per tutti e tre e per tutti gli azzurri in pedana. In questo weekend internazionale Daniele non può essere qui perché è stato impegnato in gara, ma il messaggio che vi manda è un messaggio di grande tesoro che sicuramente ognuno di voi custodirà. Pronti ragazzi? Ci siamo. Cerimonia, col microfono magari, cerimonia di premiazione della categoria Under 14, quindi pronti tutti i GPG. Chiedo alle ragazze di aiutarmi per far sì che questa fase sia particolarmente, non veloce, non abbiamo da correre, però insomma riusciamo a far scorrere tutti e chiederò alle autorità una alla volta pian piano di raggiungermi sul palco per premiare i ragazzi. Comincerei dal presidente onorario della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, a cui chiedo di raggiungermi sul palco.
Grazie Presidente. Cominciamo con le premiazioni. Rappresenta il Frascati scherma. Mauro Addato. Spostiamoci al centro per permettere anche al nostro Andrea Trifiletti di immortalare il momento della consegna. Ai ragazzi va la medaglia che Federscherma e Credito Sportivo hanno realizzato per loro e anche un libro, Le leggende della scherma. Grazie Mauro. Rappresenta le Fiamme Oro Roma, Davide Antonelli. I ragazzi prima di salire sul palco possono già cominciare a smascherarsi per far sì che la foto ricordo resti senza mascherina. Possiamo permettercelo. Rappresenta il club scherma Fabriano, Margherita Ascani. Sempre Giorgio Scarso, presidente onorario della Federazione Italiana Scherma, consegna il premio per Margherita. Grazie Margherita. Il quarto premiato rappresenta l'Accademia di Scherma Bernardi, Pietro Baldazzi. Continuiamo il Giro d'Italia, andiamo in Sicilia, rappresenta il club scherma Siracusa, Francesco Barcio. Volo diretto dalla Sicilia alle Marche, rappresenta il club scherma Ancona, Giulia Rita Barocci. Rappresenta l'US Pisa scherma, Vittoria Baroncini. Complimenti Vittoria. Scorriamo e andiamo avanti. Rappresenta il CUS Piemonte Orientale, Federico Bellan. Grazie Federico, questa possiamo farla in macchina, Presidente. CUS Piemonte, Pro Vercelli Scherma, Matilde Bellini. Possiamo fare in macchina anche la prossima, come un campionato regionale, da Pro Vercelli al Club Scherma Casale, Maria Vittoria Belluati. Ringrazio il presidente onorario della Federscherma Giorgio Scarso, che ritroveremo tra poco. Chiedo al vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma, Maurizio Randazzo, di raggiungermi sul palco per premiare, in rappresentanza della Pro Patria Busto Arsizio, Ludovico Bianchi. Complimenti Ludovico. Continuiamo con scherma Treviso maestro Ettore Geslao, Federico Bondi. Maurizio Randazzo premia Federico Bondi.
Sempre scherma Treviso, maestro Ettore Geslao, Zeno Borsoi. Rappresenta la sala d'armi guardia di croce, Alessandro Bossini. Rappresenta il Fides Livorno, Diego Bottari. Rappresenta il circolo schermistico forlivese, Matilde Bulgarelli. Questa gara dell'applauso non ci dispiace, potete fare di più quando volete e con chi ritenete. Per ora Matilde incassa il pienone, rappresenta il Frascati scherma, Martina Calderini. Rappresenta la società Scherma Grifo di Perugia, Pietro Cambieri. Andiamo in Calabria adesso, Maurizio. Platania Scherma, Manuel Campana. Rappresenta il Comando Aeronautica Militare Ludovica Carnevale. Chiedo, e spero non sia tardi per farlo, a tutti i ragazzi che sono stati premiati di restare con noi, perché subito dopo la fine faremo due o tre foto di gruppo che immortaleranno il senso anche di questa serata. Quindi pronti, perché dopo saltiamo sul palco. Saremo rapidi, veloci, e ringraziamo Maurizio Randazzo per averci premiato questi 10 atleti. Continuo il mio giro, chiamo la consigliera federale Giovanna Trillini. Grazie maestra. E chiamo per la premiazione in rappresentanza del CUS Catania Scherma Maria Roberta Agata Casale. Resta con noi Giovanna, rappresenta il circolo schermistico forlivese, Viola Casali. Rappresenta l'Antoniana Scherma Padova, Cecilia Cavinato. Bravissimi ragazzi anche per questo scorrimento, e grazie, grazie di cuore a tutti i ragazzi della federazione che stanno impeccabilmente conducendo il traffico. Chiara, Matteo, Alessio, su Paoletta facciamo una parentesi a parte se abbiamo tempo. Continuiamo con, in rappresentanza del circolo della scherma Pettorelli, Irene Sofia Cecchet. Platania Scherma, Emanuele Cerbella. Rappresenta il Club Scherma Foligno, Giulia Cesarini. Rappresenta il Club Scherma Ancona, Tommaso Chiarini. Rappresenta il Club Scherma Arminum, Giulia Colombari.
Rappresenta il club Schema Foligno Ludovica Costantini. Rappresenta il club Schema Lecce Aldo Creti. Ringrazio la consigliera federale Giovanna Trillini. Chiedo di raggiungermi sul palco alla consigliera federale Joel Piccinino per continuare la premiazione, che prosegue con una rappresentante del club Scherma Roma, Sara D'Angelo. Un po' più al centro, per favore, Joel. Ok. Rappresenta il circolo schermistico Lametino Gloria Davoli. Rappresenta la scherma Treviso Maestro Ettore Geslao Vittoria Gaia De Lazzari. Rappresenta le Fiamme Oro Roma, Manuel Dentato. Rappresenta il circolo della scherma Brindisi, Federica Di Giorgio. Rappresenta il circolo della scherma Terni, Sara Di Gregorio. Mi raccomando ragazzi, restate con noi per la foto finale. A proposito di foto, facciamo un applauso a Andrea Trifiletti, Bizzi Team, che scatta senza soluzione di continuità. Lame Tricolori, sei tu? Virtus Scherma Lame Tricolori. Mi sono perso. Per fare l'applauso a Trifiletti ho perso il segno. Arianna Emma. Ah, non pensavo che il fatto di perdere il segno bloccasse tutto. Siamo così coordinati che io mi sono incartato e voi insieme a me. Benissimo. Rappresenta il Fides Livorno, Giorgio Favilla. Rappresenta la Provercelli Scherma, Marco Ferraris. Rappresenta scherma Treviso, maestro Ettore Geslao, Maria Beatrice Foggiato. Ringrazio la consigliera federale Joel Piccinino, chiedo al consigliere federale Guido Di Guida di raggiungermi sul palco per procedere alla premiazione del rappresentante del circolo della scherma Cervia Milano Marittima, Brando Foschini. Se il consigliere Di Guida vuole smascherarsi, consegniamo la foto. Rappresenta il circolo schermistico sassarese Riccardo Franca. Rappresenta il club Scherma Roma, Ludovica Franzoni.
rappresenta il club schermagliesi Margherita Frulla. Rappresenta l'associazione sportiva udinese Leonardo Fusiello. Rappresenta il circolo scherma cuneo Vittoria Maria Fusta. Rappresenta la Virtus Scherma Bologna Maddalena Maria Rita Gallina. Rappresenta il circolo Scherma Mestre Marcello Gatto. Rappresenta le Fiamme Oro Roma, Cocise Gozer. Ringrazio il consigliere federale Guido Di Guida per essere stato con noi e chiedo al consigliere federale Alberto Ancarani di raggiungermi sul palco per continuare la premiazione della categoria Under 14 e premiare per il circolo schermistico forlivese Lucia Guarini. Rappresenta il club schermagliesi Ginevra Guerrini. Rappresenta il club scherma Lame Friulane Luca Iogna Pratt. Rappresenta scherma Treviso, maestro Ettore Geslao, Vittoria Lazzari. Rappresenta il club scherma Siracusa, Carlotta Leggio. Rappresenta il circolo schermistico forlivese Lucia Lena. Ragazzi, la tifoseria di Forlì per il momento è quella che si sente di più. Vediamo chi può far meglio, perché sulla pedante della finale hanno fatto parecchio casino, casino quello che ci piace, tifo. Cus Catania Scherma Sofia Leotta. Vedi, gli basta così e si sente il tifo di Catania. Complimenti. Rappresenta la società Scherma Prato, Salvatore Liberato. Rappresenta il circolo schermistico cuneo Vittoria Lingua. Rappresenta l'Accademia Scherma Pinerolo Federico Lozano. Andiamo avanti? Andiamo avanti, Federico, se vuoi raggiungici, l'importante è che mi avvisiate. Rappresenta il Penta Modena, Francesco Luigi Marchioni. Grazie al consigliere federale Alberto Ancarani per essere stato con noi, magari ci rivediamo dopo
nel mentre continuiamo. Io chiedo al comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini, Pier Giacomo Cancelliere, di raggiungermi sul palco. E facciamo un applauso anche al comandante e a tutto il corpo dei Vigili del Fuoco, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Il fatto che noi vi invitiamo a Rimini magari può sembrare improprio. Grazie di essere con noi e le chiedo di premiare ancora i ragazzi della categoria Under 14 e quindi vado al rappresentante della scherma Mogliano, Jibril Maie. Resti con noi, comandante. Rappresenta la Virtus Scherma Bologna Giovanni Meneghelli. Rappresenta l'Etruria Scherma Francesco Merlino. Rappresenta il circolo schermistico Dauno, Sofia Metauro. Rappresenta la provercia di scherma, Lucia Miglino. Rappresenta la ginnastica Vittoria Torino, Ginevra Molinario. Sempre per la ginnastica Vittoria Torino, Diego Montanarelli. Per il club scherma Pesaro, Lucrezia Monti. E per la scherma Reggio Calabria, Lavinia Morgana Morabito. Grazie comandante di essere stato con noi, chiedo al presidente della Federazione Italiana Scherma Paolo Azzi di tornare sul palco per proseguire la premiazione dei ragazzi del GPG. Siamo arrivati al circolo schermistico Forlivese e a Francesca Morosi. Rappresenta il club Scherma Roma, Ludovica Mungo. Rappresenta il circolo Scherma Collegno, Stefano Oddenino. Rappresenta scherma Treviso, Anna Oggioni. Rappresenta l'Accademia Schermistica Beneventana, maestro Antonio Furno, Vittoria Panarese. Rappresenta il circolo schermistico sassarese, Matilde Pani. Rappresenta Padova Scherma, Emma Pegoraro.
rappresenta il club scherma Cosenza, Luca Pellegrini. Rappresenta il Frascati scherma Beatrice Perugini. In elenco Filippo Picchi del Fides Livorno, che forse c'è Filippo. Aspetta, era indietro e facciamolo bene. Rappresenta il Fides Livorno Filippo Picchi. Mi avevi tratto in inganno, ho visto te pronto e qualcosa non mi tornava. Grazie Filippo. Rappresenta la scherma Modica Mattia Pitino. Il primo errore nell'ordine mi avete fatto, ragazzi. Io mi complimento, vi ringrazio e mi sbagliate l'ordine. Andiamo avanti con il club scherma Torino. Perché stai abbracciando? Grazie Alessandro Poggio, ma adesso è il momento di premiare per il club scherma Torino Jacopo Poggio. Rappresenta la SS Lazio scherma Riccia Maria Clara Quattrini. Rappresenta il CUS Catania Filippo Raciti. Rappresenta la Comini Padova Margherita Rampazzo. Ringrazio il presidente Paolo Azzi e chiedo al segretario generale della Federazione Italiana Scherma Marco Cannella di raggiungermi sul palco per continuare la cerimonia di premiazione della categoria GPG e premiare per il Frascati Scherma Francesco Rettico. Rappresenta il club scherma Foligno Michele Rinelli. Rappresenta la scherma Mogliano Vittoria Riva. Rappresenta il circolo scherma Arno Francesco Rubenni. Rappresenta il club scherma Lameoro Chiara Stenella Saccani. Rappresenta il club scherma Roma Greta Saioni. Rappresenta Platania scherma Giuseppe Maria Sammarro.
rappresenta il club schermagliesi Edmondo San Just. Rappresenta l'Accademia d'Armi Caltagirone Salvatore Sciuto. Sono tutti meritevoli nello stesso modo, ma lui oggi ha vinto qualche ora fa anche il titolo italiano. Rappresenta il CUS Catania Giovanni Sinatra. Sei tu o sei un omonimo? Rappresenta la scherma Trani Carlo Giuseppe Soldano. Rappresenta il circolo schermistico fornivese Nicolò Sonnessa. Rappresenta il club scherma Roma Federico Alberto Sposato. Rappresenta il Fides Livorno Lorenzo Stefanutti. Rappresenta l'Accademia Scherma Pinerolo David Stroe. Rappresenta la Zinella Scherma San Lazzaro di Savena, Riccardo Tassinari. Rappresenta il circolo della Scherma Brindisi, Alice Tessari. Per il circolo schermistico forlivese Maria Chiara Testa. Rappresenta la scherma Treviso Martina Tintinaglia. Rappresenta la Pronovara Scherma Isabella Torricelli. Rappresenta il circolo della Spada Cervia Milano Marittima Gioele Trevisan. Rappresenta il circolo della scherma ionica Federico Vecchio. La sezione Gran Premio Giovanissimi di questa premiazione si chiude con la rappresentante dell'Antoniana scherma Padova Zoe Zanini. Categorie giovani, siamo già pronti? L'acqua per buttarla addosso magari.
non preoccuparti. Ho detto prima in sala, sembrano i matrimoni ad agosto, però è perché Riccione è bella. Grazie a Marco Cannella, segretario generale della Federazione Italiana Scherma. Dottoressa Cecilia Brunetti, venga sul palco e procediamo con la premiazione degli atleti under 20. Ce li abbiamo già pronti? Eccoli qua. Con Cecilia Brunetti, componente del gruppo Safeguarding, andiamo a premiare per Catania Fencing Club Stefano Di Fato. Chiedo ancora a tutto il gruppo dei GPG di restare qui perché tra pochi minuti facciamo una grande foto di gruppo tutti insieme. Per il Club Scherma San Nicola, Martina Esposito. Il gruppo sportivo dei Carabinieri, il nostro campione del mondo a squadre under 20 nel Fioretto, Tommaso Martini. Dovevo darti il titolo nobiliare, altrimenti perdevi l'applausometro, quindi ci sono messo, magari mi invento anche qualche titolo che non hai vinto, alziamo ancora di più. Continuiamo col circolo scherma Fides Livorno, Elia Sardelli. Adesso saliamo un pochino perché andiamo agli assoluti e quindi premiamo i ragazzi per la loro frequenza universitaria, quelli che si allenano tanto, fanno gare, fanno risultati e ottengono anche ottimi risultati all'università. Per Genova Scherma, Letizia Ambrosetti. Per il gruppo sportivo delle Fiamme Rosse, Giulia Arpino. Questo era un bacio tra sciabolatrici. Giusto. Grazie Giulia, complimenti. E adesso voglio un grande applauso per una delle nostre azzurre della Nazionale Paralimpica, rappresenta il circolo scherma Lecco, Sofia Brunati. Grazie Sofia, grazie Alessio. Ti porto un altro sciabolatore. Rappresenta le Fiamme Oro, Luca Fioretto. Luca, Giulia Arpino, molti di questi ragazzi che stanno sfilando su questo palco sono anche i nostri portacolori in tante gare di Coppa del Mondo, in tante manifestazioni internazionali, quindi applauso doppio per loro che con lo studio mandano avanti anche l'attività agonistica di alto livello. Rappresenta giovani e tenaci, Manuela Lanari. Complimenti a Manu, un grande applauso anche per lei. Grazie Manuela. Circolo della Spada Liguria, Giulia Navazzotti. Rappresenta la scherma Mogliano, Filippo Quagliotto. E ancora un grande, fortissimo applauso per il rappresentante del Club Scherma Ariminum, Lorenzo Sanchini.
Benvenuto Lorenzo. Grazie a Cecilia Brunetti di essere stata con noi. Chiedo di raggiungermi al comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini, Pier Giacomo Cancellieri, che è stato già con noi, ma che adesso ha anche un motivo in più per premiare un suo collega e portacolori. Questa è la fase in cui perdo i fogli, ragazzi, quindi mi dovete concedere il tempo di trovarli di nuovo. Arriviamo all'ultima sezione del nostro premio, quello della... Questo l'abbiamo già fatto. Arriviamo all'ultima sezione del nostro premio, quella dei dottori. Dottori che nel mentre si allenano, nel mentre tirano, raggiungono anche il traguardo della laurea. Rappresenta il gruppo sportivo delle Fiamme Rosse, Alberto Arpino. Grazie Alberto, grande sciabolatore, grande vigile del fuoco, anche grande tifoso della Lazio, però nessuno è perfetto. E abbiamo anche per il club scherma, sono parentesi per rompere un po', se no elenco, abbiamo finito ragazzi, quindi siete stati bravissimi, davvero, e pazienti. Pronti per la foto finale, vi chiedo ancora un grandissimo applauso per la rappresentante del club scherma Pisa, Antonio Di Ciolo. Alessia Biagini, benvenuta Alessia. Anche Alessia ha già portato in alto il tricolore e la maglia azzurra con la nazionale paralimpica. Oh, c'è un'altra grande sciabolatrice, sempre per lei comandante, rappresenta il centro sportivo Esercito, Chiara Mormile. Grazie comandante. Io guardo Paola per dirvi che abbiamo premiato tutti. Facciamo un applauso, fatelo soprattutto voi che gli avete mandato tante mail. E quando mi risponde, che succede a Paola Guarneri? Vieni qui Paoletta, che ha lavorato tantissimo a questo progetto. Come sempre per spirito di squadra, noi chiamiamo Paola, ma dietro c'è tutta la squadra della Federazione Italiana Scherma, con Marco Cannella davanti e con tutti i ragazzi. Se faccio l'elenco dimentico qualcuno, ma tutti i funzionari, tutto il personale della Federazione ha lavorato tanto. Chi è presente qui a Riccione e chi è rimasto a casa a Roma, in ufficio, per continuare a lavorare. Grazie a Corrado Terranova in regia, a tutti quelli che hanno collaborato, alle autorità, voi che siete stati pazienti per colpa del mio ritardo, vi chiedo con ordine, dopo che ci saremo salutati, di raggiungere il palco e di disporci per le foto di gruppo con Andrea Trifiletti. Grazie a tutti, complimenti, continuate a coltivare la passione per la scherma e lo studio, perché come dice Garozzo, se non si studia non si vince. E se non si impara dalla scherma, probabilmente non si studia così bene. Complimenti a tutti, alla prossima!